Ciao! Allora, volevo dire che è appena uscito, tipo mezz'oretta fa, un trailer immersivo, immersion trailer è stato chiamato, di Silent Hill 2 Remake, e volevo esprimere due opinioni alla veloce riguardo, però prima guardiamolo. Ambientazioni sempre più fighe. Il DualSense, ragazzi. Fatto bene a comprarlo. Bella questa cosa della vita. Ok. Allora, ovviamente in questo trailer possiamo notare che è stato utilizzato per pubblicizzare soprattutto l'ecosistema PlayStation, ovviamente, dato che è un'esclusiva. C'è da dire che intanto godo perché mi sono comprato il DualSense qualche settimana fa, lo sto testando con diversi giochi ed è effettivamente figo come joystick. Io lo preferisco molto di più rispetto a un joystick dell'Xbox, poi ognuno fa quello che vuole. E devo dire che questo trailer è bello, è fresco, veloce, arriva subito al punto, molto meglio rispetto a quello che era il trailer di gameplay mostrato in precedenza. Questo mi fa davvero venire voglia di prendere il joystick in mano e giocarci. Ho visto dei commenti che molti sono d'accordo con una cosa che ho sempre pensato anch'io, ovvero che ogni volta che mi viene mostrato è sempre più bello questo gioco. Si vede che viene migliorato e che tante volte magari sbagliavamo noi come fan a dare delle opinioni un po' troppo affrettate, e invece per fortuna quelli di Bluebird Team stanno dimostrando di star facendo un ottimo lavoro, bravi. In realtà c'è poco altro da dire, nel senso che tutto il resto che è stato detto, vabbè, magari col tempo è cambiato. Alla fine questo è un trailer semplicemente per stuzzicare l'appetito a giocatori PlayStation e non per giocarci e usufruire di quello che è il DualSense e tutta la tecnologia di Sony. Per quanto riguarda gli ambienti, io, vabbè, questo è chiaro a tutti fin dall'inizio, sono la cosa che più gli è riuscita al Bluebird Team, perché fondamentalmente l'hanno ricreata alla perfezione. Vedo Silent Hill nei posti, lo vedo, lo percepisco. Mi sembra un po' meno legnoso nel gameplay, vedo James un po' più, con delle animazioni un po' migliori, però non voglio azzardare una teoria del genere perché magari è un'impressione data dal fatto che semplicemente è un trailer editato in modo figo e quindi tutto ci pare bello. Questo era tutto comunque, ci vediamo quando uscirà l'8 ottobre, ma io lo giocherò il 6 perché ho preso ovviamente la Deluxe Edition, quindi lo giocherò 2 giorni prima, come tutti ovviamente quelli che hanno la Deluxe Edition.